Buongiorno e buona giornata e ben ritrovati cari amici in questo sabato 23 maggio. Bene, ogni sabato è l'appuntamento fisso della mia recensione sull'ultima puntata di Friday Night SmackDown. Una puntata dove innanzitutto abbiamo avuto un altro match annunciato per Backlash, ovvero parliamo di Braun Strowman che sarà impegnato nella difesa del titolo universale contro ben due avversari, The Miz e John Morrison, dopo che nella puntata proprio Braun Strowman è andato ad affrontare The Miz e ha vinto, ma il dopo, ovvero John Morrison che ha chiesto a Braun Strowman questa sfida e poi la dirigenza l'ha ufficializzata. Sfida di Braun Strowman che si aggiunge ovviamente al match che è stato dichiarato come match di wrestling che sarà diciamo molto spettacolare tra Edge e Randy Orton, oltre alla difesa del titolo WWE da parte di Drew McIntyre contro Bobby Lashley. E poi la sfida che probabilmente conosceremo lunedì, di cui la neo campionessa Asuka o Asuka, come volete, campionessa di Raw, andrà a fare a Backlash. Ma tornando a SmackDown, per esempio, abbiamo avuto i match per il torneo intercontinentale, nota importante che ho letto poco fa su Spazio Wrestling, che AJ Styles ha battuto Nakamura ed è passato alle semifinali del torneo per decretare il neo campione intercontinentale di SmackDown ad interim. Un attimo. Bene, tornato adesso e poi praticamente ho letto appunto che AJ Styles è tornato ufficialmente a far parte del roster di SmackDown. Nell'altra sfida poi Jeff Hardy con tantissima fatica è riuscito a battere Sheamus e anche lui è passato alle semifinali del torneo. Il Mixed Tag Team match tra Otis e Mandy contro Sonya Deville e Dolph Ziggler ha visto la vittoria di Sonya Deville, ma io a proposito di questo mi sento di dire che secondo me comunque Mandy Rose, non che non sia brava nell'ottato, ma comunque penso che dovrà migliorare almeno un po' perché per quanto riguarda l'aspetto dell'ottato, ecco, mi sono accorto che proprio Sonya Deville, non tanto, ma un pochino superiore a livello tecnico per quanto riguarda il confronto tra lei e Mandy Rose. Quindi, appunto, per Backlash, 3 match ufficializzati, a Raw potremmo avere quasi sicuramente il quarto, quello per il titolo femminile di Raw. Intanto, proprio ieri ho letto la notizia, sempre attraverso Spazio Wrestling, che oltre al già match ufficializzato nella puntata di questa settimana di NXT tra Tommaso Ciampa e Karrion Kross con l'assistenza di Scarlett Bordeaux, è stato anche ufficializzato la difesa della cintura massima femminile di NXT da parte della Queen, della regina della Big Superstar Charlotte Flair, che andrà ad affrontare in una sfida a tre Rhea Ripley e Yoshirai, sfida che io in qualche video molto recente avevo già preannunciato, quindi la federazione mi ha ascoltato e sono contento di questo. Niente, per il resto quindi a Raw scopriremo altre cose. Sicuramente ho detto, dovremmo riuscire a capire quale sarà l'avversario di o le avversarie di Asuka per Backlash. Intanto ricordo di andarvi a recuperare il video con i pronostici del pay-per-view che si terrà in diretta tra la notte tra oggi e domani a Daly's Place della All Elite Wrestling Double or Nothing 2020.
Poi ovviamente domani andrò a commentare il pay per view una volta che avrò visto la sintesi. Quindi, insomma, anche questa puntata di SmackDown ci ha lasciato dei buoni indizi, dei buoni segnali. Per il resto, però, ho un dubbio. Io non ho letto nulla a riguardo, poi non so se è uscita qualche informazione. Beh, sono un po' dispiaciuto così per l'uscita di scena di Bray Wyatt, che insomma comunque dava allegria, però staremo a vedere. Magari la federazione ha pensato al momento di mettere un po' in pausa il personaggio di Bray Wyatt. Speriamo che questa pausa non sia lunga come è stata per tanti mesi fino a un po' di tempo fa. Comunque, dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Non so se riuscirò a fare almeno un altro video per oggi. Comunque, questa era la mia recensione di SmackDown. Buon fine settimana a tutti e come sempre, buon wrestling a tutti. Ricordando che domani, domenica 24 maggio, come ogni domenica, intorno alle ore 10, ci sarà il doppio appuntamento, prima con Raw e poi con SmackDown al canale 26, cielo TV del digitale terrestre con la WWE. Grazie a tutti, alla prossima, buon proseguimento, ciao!